ragazzi, benvenuti o bentornati su American Coffee. Ehi, oggi sono fuori dal palazzo del governo, che è veramente vicino da dove vivo io. Sono stata qua un sacco di volte, ragazzi. Sopra sulle due torri c'è un osservatorio gratuito. Dovete sapere, quando venite qua è sempre così tranquillo, guardate. Anzi, oggi ci sono un sacco di persone che vengono qua a fare le foto, un sacco di giapponesi. Non so perché questa cosa strana, fanno un sacco di... vedete? Le vedete le tipe sotto? Ve le faccio vedere. Ma ci sono un sacco di persone qua a fare photoshoot, e una cosa che mi piace un sacco del Giappone è che la gente fa veramente le foto finalmente. Guardate, ci sono persone a caso, persone che passano qua tutti i giorni, c'è sempre qualche fotografo in giro, c'è sempre qualcuno che fa una foto. E questa è una delle cose un po' particolari che ho notato dell'Australia, che nessuno faceva le foto, ok? Sembra quasi che la città è invisibile, che le cose sono invisibili, e qua troverete qualsiasi persona, anche tipo il salaryman con la sua cartellina che si ferma 2 minuti e fa la foto e va via. Quindi questa è una cosa che particolarmente mi fa sentire a mio agio, quando la gente nota anche le piccole cose di ogni giorno. Io sono venuta qua tipo 200 volte, ragazzi, e ogni volta continuo a fare foto ovunque vado, a riprendere e a scattare momenti, perché ogni momento è diverso. Anche se vedete una cosa ogni giorno, dovreste sempre essere innamorati di quello che vedete ogni giorno. E finiamo questa cosa filosofica, basta. Così, invece del 42esimo piano, ci accontenteremo, ragazzi, del 29esimo piano. Oggi sono in uno dei miei palazzi preferiti in centro a Tokyo. Come sempre, morto, non c'è nessuno, indipendentemente da quando vengo. E eccoci qua. Vi lascio sotto la musichetta, così l'avete sentita. Adoro le musiche nei palazzi giapponesi, ci sono ovunque, ragazzi, andate. Sono sempre molto molto piacevoli di solito. So, qua ci sono tra i miei bagni preferiti, ragazzi. L'ho fatta giù questa volta al pian terreno, ma dovete sapere che ci sono bagni anche qua. Mi soffermo qui per farvi vedere quanto traffico c'è a Tokyo, ragazzi. Guardate, in questa una delle strade principali, tantissime macchine, vero? Scioccati? Oh, una macchina. Questo palazzo ha questa passerella che passa da una parte all'altra, sospesa al 29esimo piano, quindi potete guardare giù, ed è uno dei palazzi veramente più belli
che ci siano in questa zona, è molto tranquillo e come vedete nel 29° piano di solito ci sono tutti i ristoranti aperti, ma adesso è Covid, quindi tantissimi dei ristoranti sono chiusi in questo momento e potete entrare fino anche la sera, quindi anche la sera è aperto. Una cosa molto importante, adesso vi riporto verso gli ascensori. Questi ascensori che abbiamo preso per salire, ragazzi, questi ascensori esterni non esistevano, ok? Io sono venuta in questo posto per la prima volta nel 2006, 2007 e 2009, ok? Poi nel 2012 ero stata in Kansai e sono ritornata in Giappone nel 2017, non sapete l'emozione, ok, che ho provato quando mi hanno messo questi ascensori esterni magnifici. All'inizio si potevano usare solo gli ascensori interni, quindi non c'era nessuna vista. Questi ascensori sono nuovi, non so da quando li abbiano messi, ma presumo da pochissimi anni, e danno questa vista magnifica appunto sull'esterno, quindi è stata una delle cose più belle che potessero aver fatto in questo palazzo. Benissimo, ragazzi, vi spiego perché. Tutto in questo palazzo mi esalta un sacco. Questo pavimento è dato per crearvi un'illusione ottica. Vedete che all'inizio i triangoli sono, le X sono più piccoline, e guardate che poi man mano il bianco diventa molto molto più grande. È fatto veramente benissimo e da su lo vedete proprio bene, ragazzi. Fino a che vi porto c'è il centro esatto del quadrato, che è proprio qui, è stato segnato, guardate, 1, 2, 3, ed eccomi qua, e mi trovo esattamente al centro del cubo, ed eccomi qua, ta-tan, ragazzi, sono esattamente al centro, vi faccio vedere, e questo è appunto il centro del palazzo. Ragazzi, ed è Shinjuku per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!